Signori, tutti pronti perché oggi vi presentiamo i migliori esercizi per sviluppare le braccia, bicipiti e ovviamente tricipiti. Esatto. Questi sono esercizi base che io darei cieco a qualunque tipo di persona che voglia migliorare quello che è la propria circonferenza delle braccia. Non è da considerarsi una vera e propria scheda. Quindi ecco, questi esercizi potete, diciamo, implementarli al vostro allenamento semplicemente. Qualora ovviamente uno volesse avere un consiglio molto più mirato, è ovvio che le disposizioni sarebbero molto diverse. Però sicuramente, seguendo il tutorial di Nathan e mio su bicipiti e tricipiti, sicuramente non andrete a peggiorarli. E potete prendere un ottimo spunto. In a world of constant evolution, where the line between man and machine begins to blur. Ragazzi, come al solito, ogni qualvolta inizio qualunque tipo di esercizio, mi piace iniziare con un metodo di attivazione. Quindi oggi abbiamo iniziato i bicipiti con una classica panca squat. Questo tipo di panca è molto interessante perché, essendo una pianca praticamente parallela a quello che è il terreno, ti permette di mettere totalmente in scarico sia l'omero che la spalla. Quindi il bicipite è bellissimo, si sente molto bene, coinvolto e pieno. Qui cosa prediligo? Prediligo un movimento lento e una fase di squeeze molto accentuata, perché ricordiamo che dobbiamo attivare quello che è il muscolo target. Dobbiamo dirgli: attento, nel prossimo esercizio ti andrò a martellare. Molto meglio farlo sempre in prevenzione, quindi 3-4 serie, 10-15 ripetizioni, 1-2 secondi di squeeze. Curl dal cavo basso. Per quale motivo ho voluto prediligere questo esercizio? Semplicemente perché è un esercizio al cavo, quindi la tensione muscolare è sempre e continua, soprattutto nella fase di apertura, quando appunto andrete a tirare per completare l'esercizio, il muscolo rimane sempre in tensione. E notare bene, gomiti leggermente avanti, si può fare anche con i gomiti leggermente indietro, non è un problema, ma io prediligo appunto i gomiti avanti, e andate a fare questo movimento di tirata. Quando completate l'esercizio, che andate in contrazione muscolare, come avete visto, cerco di tenere sempre almeno un secondo di contrazione muscolare per andare appunto a contrarre al meglio il muscolo del bicipite. Come ripetizioni possiamo stare dalle 10 fino alle 15 ripetizioni, in maniera tale da andare a pompare bene il muscolo, a fargli entrare tantissimo sangue per andare a fare un po' di volume muscolare, diciamo. Allora, di solito tante persone userebbero un classico curl col bilanciere, però attenzione, se avete problemi di spalla, fate come faccio io, andate ad utilizzare una vera e propria stimolazione miofibrillare, quindi dalle 5 alle 8-10 ripetizioni, un carico molto elevato, senza negative, senza squeeze, dove magari potete effettuare dei rest pose o dei cluster, dove nella panca scota o manubrio, dove abbiamo un piano molto più verticale rispetto al primo, rispetto al pavimento. Mi raccomando, posizionatevi in maniera tale da tenere l'ascella ben attaccata a quello che è il ripiano, sia da stare seduti sia da stare in piedi. Molto importante non arrivare fino alla fine per andare totalmente non in tensione, mantenere la tensione costante del bicipite e spingere al massimo con un peso molto interessante. Nathan, come facciamo a far sì che questi nostri commanders si allenino proprio al massimo? Semplicemente, ragazzi, un ottimo pre-workout può essere, come già detto, il Big Shot. Ma perché non provare anche il POA? Sempre un integratore chiaramente della Prodis. E invece during workout tu che cosa consiglieresti? Beh, l'allenamento per me deve essere sempre anabolico, quindi parola d'ordine, aminoacidi essenziali e carboidrati veloci. Io consiglio il Vitarco per mantenere una glicemia stabile e ovviamente aminoacidi essenziali per andare a prevenire quello che è un eventuale catabolismo troppo forte. Aggiungo, attenzione col Vitarco perché sono carboidrati, dovete spingere, perché sennò il Vitarco vi porterà chiaramente ad mettere la panzetta, ad ingrassare chiaramente. Quindi ricordatevi sempre, ragazzi, comando 10 e TC10 sono i nostri codici sconto. Io sono passato ai tricipiti, come vedete un semplice push down mono arto, sempre al cavo, quindi con tirata dall'alto, con la maniglia semplicemente. Notare bene una cosa, oltre alla contrazione muscolare che vado a fare a fine di ogni esercizio di un secondo, ma può anche essere di 2, di 3, di 4, di 5 secondi, come appunto volete, io l'ho fatto in questo caso di un secondo, quando vado appunto a fare la contrazione del tricipite, notare bene che porto leggermente tutto quanto il braccio un po' indietro rispetto alla linea del mio corpo. Per quale motivo? Perché vado ad aumentare quell'enfasi di contrazione, vado a sentire il muscolo che si va a contrarre maggiormente
che se tenessi appunto il braccio in linea col mio corpo. Questo è l'unico motivo. Quindi vado a sentire una maggior contrazione e questo è molto importante. Come vedete, i movimenti sono sempre abbastanza lenti e controllati, non dei movimenti veloci dove vado magari a strappare, passatemi il termine, un po' l'esercizio. Per quale motivo? Perché vado ad isolare al meglio le fibre muscolari, vado ad usare al meglio tutte quante le fibre muscolari, perché voi pensate, un movimento un po' strappato, di conseguenza non vado a lavorare per bene tutte quante le fibre muscolari del tricipite, ma vado anche ad usare indirettamente altri muscoli. Anche qui, come ripetizioni, terrei comunque sia un range che va dalle 10 alle 15, ma perché no? Se avete la resistenza e se magari lo inserite alla fine di un vostro allenamento per le braccia, potete tranquillamente anche arrivare a 20, a 25 ripetizioni. L'importante è che sentite bene il muscolo lavorare. Vi faccio vedere un esercizio di attivazione per quanto riguarda i tricipiti che possiamo fare al cavo singolo, possiamo fare alle corde. Oggi ho utilizzato la classica barra fatta a triangolo. Molto interessante il fatto di dover tenere le scapole completamente chiuse, il busto eretto e l'addome, perché no, tirato, ma è una conseguenza della tua preattivazione. Gomiti bene indietro e spingiamo fin giù, fino a ricercare quelli che sono i quadricipiti, quasi a voler andare a toccare nel nostro movimento. Anche qui, essendo un esercizio di attivazione, 3-4 serie, 8-15 ripetizioni, 1-2 secondi di squeeze massimo in basso. Come altro esercizio per i tricipiti ho voluto scegliere la dips machine. Per quale motivo? La dips machine, innanzitutto state attenzione a come la usate. Come avete visto, io ho tenuto la schiena appoggiata allo schienale. Per quale motivo? Perché così isolo per bene il muscolo del tricipite, perché voi, se voi state avanti, rischiate di andare a lavorare maggiormente, diciamo, col deltoide anteriore e, perché no, anche col muscolo del pettorale. Quindi schiena indietro e poi dopo spingete giù il macchinario in maniera tale che cercate di lavorare prettamente col muscolo del tricipite. Anche qui non movimenti veloci e strappati, movimenti lenti. Arrivo al punto zero, mi fermo un secondo e riparto con il movimento, in maniera tale che, appoggiando leggermente, diciamo, il macchinario, si va un attimo ad azzerare la tensione per poi ripartire, in maniera tale che tutte quante le fibre muscolari del tricipite vengono coinvolte. Nathan, allora, come stanno le tue braccia? Le braccia stanno belle in pump. Bene. Speriamo che questi esercizi vi siano piaciuti, vi siano stati d'aiuto, chiaramente. Chiaramente. Quindi, ragazzi, cosa fondamentale dopo ogni serie di allenamento? Sentire il muscolo bello duro, pieno. Non troppo stressato, pieno, ancora parzialmente vivo. Questo è il parametro che ti fa dire che sei allenato molto bene e con un'intensità non troppo alta. Parzialmente vivo mi piace. Parzialmente. Sì, perché Phil sempre aggiunge questi termini un pochino tecnici che non li capisce nessuno. Allora io faccio così. Ragazzi, mi raccomando, seguite benissimo i consigli sia miei che di Nathan. Se avete commenti o critiche oppure suggerimenti, scriveteli qui sotto, sicuramente, esatto, vi risponderemo. E insomma, qualora voleste aggiungere qualcosa, insomma, noi siamo qua e appunto prendiamo spunto anche dai vostri commenti che ci scriverete. Ciao ragazzi, sempre forza, state in comando.